no, niente, del Taranto, no. La storia non si può dimenticare. Anche perché è stata una storia importante dei campionati esaltanti, Presidente, forse questa è certamente la prima volta ai microfoni Studio 100 dopo la sua gestione, questo lo possiamo dire, vero? Sì, è vero. E quindi, dicevamo, una storia importante, una storia fatta di risultati eccezionali, di promozioni ottenute e promozioni mancate. Quell'8 giugno, ritengo, Presidente, che ce lo ricordiamo un po' tutti quanti, vero? Io me lo ricordo benissimo, me lo ricordo. Taranto-Ancona per me è stata una sofferenza e ancora oggi me la ricordo come una sofferenza, però la vita va avanti, il Taranto va avanti, è bene che vada avanti tutto, tutto quello che c'è da dare a questa città. Un consiglio a chi oggi si trova alla guida del Taranto, alla città, ai tifosi che lei conosce molto bene, anzi c'è stato anche un rapporto un po' conflittuale per alcuni versi in alcuni momenti, un consiglio se ti senti di dare, Presidente? Bisogna di fare Taranto, stare vicino alla società, stare vicino sempre alla squadra, perché i risultati solo stando vicino arrivano. Posso fare una domanda? Dipende dalla domanda. Il futuro che cosa potrà riservare? Quali sono le intenzioni di Gigi Blasi? Di stare sereno, avere tanta salute possibilmente e che il Taranto possa andare sempre avanti. Ma il calcio fa parte ancora della vita del Presidente Blasi? Beh, sto qua per... mi piace il calcio, mi piace vedere le partite, non ho smesso di vedere le partite in giro per l'Italia e continuo a vederle. Ok Presidente, una promessa, a fine primo tempo, a fine gara ci rivediamo. Dipende. Grazie al Presidente Blasi. Sta vincendo e vincerà, secondo me solo con le ripartenze poteva vincere questa partita. È stato un bel Taranto? È un bel Taranto, sì, manca secondo me più aggressività durante le partite prima di questa. Hanno giocato bene, però diciamo che solo con le ripartenze poteva fare un gol e l'ha fatto, il secondo ancora più bello. Presidente, il pubblico è stato anche una marcia in più oggi, che effetto ti ha fatto risentire la curva, risentire i tifosi, che effetto? È sempre un effetto bellissimo, il calcio non è fatto di calciatori, il calcio è fatto di tifosi, di società, di tutto quello che gira intorno al calcio, non si vince solo con dei calciatori, con una partita, è tutto insieme, si può fare bene, come sempre ho detto negli anni passati è sempre lo stesso. Presidente, è inutile dirla o dirlo, a Taranto i tifosi ormai a distanza di tanti anni ti ricordano bene, si ricordano i successi, arrivano tanti messaggi sui social, insomma il nome di Gigi Blasi è abbastanza ricordato, si ricorda abbastanza bene. Segno questo che c'è grande riconoscenza per quello che ha fatto la società in quel periodo. Cosa ti senti di dire? Io devo ringraziare veramente Taranto perché mi ha dato quella possibilità di divertirmi e di far divertire tutta la città di Taranto. Noi abbiamo fatto bene ed è giusto che tutti quanti si ricordano di quello che abbiamo fatto. E storia rimane nella storia. Abbiamo fatto un grande Taranto, abbiamo fatto tante partite, tanti playoff, purtroppo è andata sempre male, però va bene lo stesso. Io mi auguro che il Taranto possa andare in Serie B quanto prima. Mi guardi e sorridi, Presidente. Ma perché penso che quello che dico penso e lo sento nel cuore, perché Taranto non merita una categoria come quella della C o quella della Serie D. Pubblico di Taranto, indipendentemente di tutto, è il massimo della tifoseria. Guarna, te lo ricordi, era il portiere di quell'Ancona. Non mi fa parlare di Guarna, ti prego. Ricordo problemi, sicuramente. Presidente, questo Taranto le è piaciuto e ha dimostrato di poter... È finita. Sì, no, vince il Taranto. Il Taranto vince il Taranto 2-0 bene, il derby col Foggia. Come dicevo prima, poteva vincere la partita. Ecco, in maniera accorta con il 4-5-1 è stato capace di prendere il testo. Beh, questo allenatore secondo me tecnicamente è valido. Presidente, ti rivedremo alla guida di una squadra di calcio. Adesso vado a Manduria, grazie e forza Taranto.